Ben trovate all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Medical News, il TG della Salute di Medical Excellence TV. La carenza di vitamina D non è solo associata ad un aumento del rischio di infarto e insufficienza cardiaca acuta, ma peggiora anche gli esiti e le conseguenze. La conferma arriva da uno studio prospettico del Centro Cardiologico Monzino condotto su 814 pazienti ricoverati con infarto miocardico. I medici hanno riscontrato che l'80% dei pazienti colpiti da infarto presentano un deficit totale o parziale di vitamina D, scoprendo inoltre che chi ha i valori più bassi sviluppa una peggiore progressione della malattia nel tempo, un aumentato rischio di mortalità e maggiori complicanze cliniche intraospedaliere a un anno dal ricovero. È stato osservato che esiste una relazione tra i livelli di questa vitamina e la salute del cuore. Gli infarti, ad esempio, sono più frequenti nei mesi invernali che nei mesi estivi e la loro incidenza nella popolazione aumenta via via che dall'equatore si sale verso il Polo Nord. Cambiamo argomento, l'aggiunta di acidi grassi omega 3 ai farmaci antitumorali potrebbe migliorare la risposta al trattamento e la qualità della vita dei malati di cancro, almeno questo è quanto emerso da uno studio degli ospedali universitari di Leicester nel Regno Unito. I ricercatori hanno esaminato 50 pazienti affetti da carcinoma pancreatico avanzato, i soggetti hanno ricevuto 100 mg di gemcitabina a settimane insieme a 100 grammi circa di emulsione lipidica di omega 3 per 3 settimane seguite da una settimana di riposo. Questo schema è stato ripetuto fino a 6 cicli. Dai risultati è emersa la presenza di tassi di risposta positivi e di stabilizzazione della malattia, nonché la riduzione di metastasi al fegato ed una migliore qualità della vita. Anche se questo è il primo studio ad utilizzare gli acidi grassi omega 3 insieme ad un agente chemioterapico in pazienti affetti da tumore, i ricercatori ritengono che i risultati siano sufficientemente incoraggianti da giustificare ulteriori altri studi. E cambiamo ancora argomento per passare ad una notizia più curiosa. Baciare è più pericoloso che fumare e bere alcolici, almeno per il rischio di sviluppare i tumori della testa e del collo. Lo ha detto Maiban Thomas, responsabile del reparto di chirurgia maxillofacciale del Royal Darwin Hospital in Australia, secondo il quale il bacio è diventato il primo fattore di rischio per questo tipo di neoplasie. Come ha spiegato il chirurgo, il bacio può trasmettere il virus del papilloma umano HPV, che sarebbe responsabile del 70% dei casi di cancro della testa e del collo. Secondo il medico, per coloro che vengono contagiati dall'HPV, il rischio di sviluppare questi tipi di tumore è di ben 250 volte superiore rispetto ad una persona senza il virus. E i baci, stando alle parole del medico, sarebbero responsabili di un vero e proprio tsunami di casi di tumore della testa e del collo. Il rischio di contrarre il virus HPV è più alto a seconda del numero dei partner baciati e di quelli con cui si è praticato sesso orale. Parliamo ora di nuovi dispositivi. Uno specchio magico potrebbe dirci se siamo malati o meno. Presto potremmo ottenere una risposta, peraltro comodamente a casa, grazie a Wise Mirror, un nuovo strumento diagnostico dalla superficie riflettente sviluppato da un consorzio di ricercatori e partner industriali provenienti da 7 paesi dell'Unione Europea, con finanziamenti peraltro europei. Il sistema si presenta proprio come uno specchio, ma incorporato a uno scanner 3D, fotocamere multispettrali e sensori di gas per valutare la salute di chi viene riflesso. Lo specchio magico, così è stato battezzato, esamina il volto, il tessuto cutaneo adiposo, le espressioni facciali ed anche il colorito. Il software di riconoscimento facciale, in particolare, individua marcatori rivelatori di stress o ansia, mentre i sensori di gas analizzano il respiro dell'utente alla ricerca di composti che indichino l'abuso di alcol o l'abitudine a fumare. Gli scanner 3D analizzano invece la forma del viso per studiare il peso della persona, mentre le telecamere multispettrali sono in grado di stimare i livelli di frequenza cardiaca e dell'emoglobina.
Siamo all'ultima notizia, non solo più intelligenti rispetto alla media, ma potrebbero anche vivere più a lungo. Uno studio della Scuola di Economia londinese ha scoperto che i geni che rendono le persone particolarmente intelligenti sono anche quelli che regalano la longevità. Gli esperti spiegano di aver esaminato le differenze nella durata della vita tra gemelli identici che condividono tutti i loro geni e tra gemelli non identici che hanno in comune in media la metà dei geni. Il tutto prendendo in considerazione lavori già eseguiti in Svezia, Danimarca e Stati Uniti. In entrambi i casi si è riscontrato che il più intelligente dei due viveva anche più a lungo, ma questo effetto è apparso di gran lunga più importante nei gemelli non identici. È tutto, Medical News termina qui, grazie per la cordiale attenzione, come sempre vi ricordiamo che potete continuare a seguirci anche sul nostro portale di benessere e salute all'indirizzo che vedete alle mie spalle. Siamo anche sui social, il TG della salute torna domani, arrivederci.